Il legno delle botti di larice, il bianco dei fiori delle ciliegie marasche e il rosso intenso del liquore a cui si lega la storia secolare di una famiglia. È il nuovo museo Luxardo a Torreglia, sui Colli Euganei, dove la famiglia Zaratina ha trovato una nuova casa dopo il drammatico esodo della comunità italiana alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che per il Luxardo fu segnato da lutti terribili. Dei quattro fratelli sopravvisse solo Giorgio, che si salvò solo perché era sotto le armi in Italia. Il museo a fianco dello storico stabilimento a Torreglia è quindi il luogo della memoria di questa grande famiglia di distillatori che a Zara produceva il maraschino fin dai primi decenni dell'Ottocento. Ma è nei fatti una storia italiana, con le sue glorie, le medaglie, i premi, ma anche tanto dolore. E il viaggio nel museo inizia proprio da un video immersivo che dal fiore di ciliegio delle marasche zaratine fa rivivere la guerra, la fuga attraverso il mare, il deserto dell'esodo in una vertigine che ritrova la pace solo tra le verdi colline euganee dove i ciliegi tornano a fiorire. Oggi l'azienda esporta i suoi distillati di marasca, il maraschino, il sangue morlacco, amato da Gabriele D'Annunzio, a cui deve il nome, fino all'ultimo premiatissimo maraschino Perla Dry creato per il bicentenario in 100 paesi al mondo. Ma quella dei Luxardo è ancora una storia di famiglia. Nel museo, i volti degli avi, con la nota sconsolante che alcuni dei ritratti originali sono ancora a Zara, si intreccia con quella delle nuove generazioni che continuano l'attività in azienda. Nel labirinto di memorie, ideato dall'architetto Paolo Amar, la storia delle iconiche bottiglie impagliate per renderle più sicure nel trasporto è rimaste tali nei secoli, con l'unica variante della sostituzione della paglia naturale con quella di cellulosa. E poi gli attrezzi, le botti, gli alambicchi, le spezie che compongono gli infusi che distillati diventano liquori, i segreti di famiglia raccontati nelle leggende ed anche un angolo dedicato ai tanti tentativi di copiare il maraschino in Jugoslavia come in Italia, sono comunque solo una parte di questo racconto umano e imprenditoriale che non si può ritenere completo senza i vetri di Murano, i leoni di San Marco e l'amore per la scherma. Raccontare tutto questo in un museo non è stata cosa facile, ma il risultato è un percorso emozionante che parla del passato ma guarda al futuro, profumando dell'aroma dolce delle marasche da Torreglia un po' tutto il mondo. Franco Luxardo è l'emblema e la memoria della famiglia. Bandiera della scherma nazionale, nato a Zara nel 1936 nello stabilimento di famiglia e fuggito nell'esodo all'età di 7 anni, molte volte è tornato nelle terre dei suoi avi, tra emozioni contrapposte.